Le 7. Ci voglio andare a scuola. Dopo il porridge antigravità, ecco a voi il pancake del giorno dopo. Pancake da partenza per viaggi e integrazione. Così puoi risparmiare quei 10 minuti in più di preparazione per dormire. Non è il massimo, però con la crema spalmabile, la nocciola di MyProtein. È un po' come quando da piccolo ti chiedevo di mettere in ordine la tua camera, però te buttavi tutto sotto il letto. Il pancake effettivamente non è buono, però se ci metti sopra la crema spalmabile di MyProtein, spacca. Sguardo al taglio brutto e si va. Cappellino per coprire il taglio brutto. Te lo faccio filare. Oppure no, bisogna cambiare il parabrezza della macchina. Tutto inclinato. Seconda colazione, il Bar Atlantic sotto i portici a Barbanella. Con il babbo e con la mamma. Ha paura, subito. No, no, è il bello della verità, è la TV Verité. Ho fatto il rutto all'omega 3, adesso la mia bocca sa di pesce, quindi devo rimediare. Ok, perciò investiamo un po' questa attesa nel mentre cambiano il parabrezza e la macchina a mia mamma, per darvi un po' di contesto e aggiornamento su quello che sta succedendo. Ho ritrovato il cappellino di Ibiza che pensavo di aver perso tipo dal 2019. Cosa bellissima. Mi sono andato a tagliare i capelli e adesso sembro Fred Flintstone. Però sono dettagli. E soprattutto stiamo partendo per un bel viaggetto di famiglia. Questa volta andiamo nel nord Italia come l'anno scorso, però Mantova e Modena, come già vi avevo aggiornato nei precedenti daily vlog. E niente, essenzialmente ripartiranno i daily vlog. Ma soprattutto, avete visto il Napoli Food Tour di ieri, il primo episodio? Se ancora non l'avete visto, andate a recuperarvelo. Però adesso niente, continuiamo su questo daily vlog, anche perché si va a Mantova oggi. Ci abbiamo messo un po' più del previsto. Te sai, mi ricordi? Mi ricordi Flick? Io ho fame. Ho fame. Ho fame. Vado a fare il gasolio? In autostrada costa 2 euro. Si è appena iniziato. Subito il nervosismo, Siamo all'inizio. Noi in realtà non stiamo facendo questo viaggio per andare a Mantova, a Modena. Cioè, stiamo facendo questo viaggio per andare all'autogrill del Cantagallo. L'autogrill più bello d'Italia. Bello lui. Cibo. Rustichella con vista. Cosa vuoi meglio di così? Ridendo e scherzando, questa rustichella è costata più di 2 pizze margherita a Napoli. 7,50 euro. Andiamo. E ora si riparte. Direzione Mantua. Direzione Mantova? Qual era? Direzione Mantova. Nessuno mi considera. Ah, questa qui è proprio la vacanza in famiglia. Tiè, anche la fila si è preso. Silenzio. No! Arrivati a Modena. Cioè, a Mantova, arrivati a Mantova. È la prima volta che ci vengo in tutta la mia vita e sembra carina, dai. Cioè, in realtà l'unica cosa che ho visto fino adesso è una strada, quindi. Però intanto c'è Palazzo Te. Bada belle ste geometrie. Oh, è veramente carino. Volta cassettonata. L'idea era quella classica della Domus. Una casettina deliziosa. Molto bella questa volta, però, cioè, dei culi di cavallo in testa. Non a caso la copertura è una volta schifo. Belli questi cortili, sono così equilibrati. E molto interessante è il dettaglio delle metope e i triglifi, che su questo lato invece sembra che stiano cadendo ed è fatto apposta. Approvo questi dettagli perché non tutti magari li notano. Ah, ma qui è dove Klaus ci aveva messo la console per suonare. Cioè, mi ha rovinato tutta l'inquadratura, il tuo testino. Molto bella questa stanza di amore psiche. Ci sono i satiri, gli elefanti, i cammelli, Rittonio col pipino ritto. Questa cosa l'ho detta con la stanza piena di gente ovunque, solo per voi. Proseguiamo, va. Wow, bella questa. Questa qui è la famosa sala dei giganti. Sageona. Dov'è Bertolt? Molto bella questa sala che rappresenta i giganti che volevano salire sull'Olimpo, e quindi Giove scende, prende fulmini e gli scaglia addosso. Però secondo me la cosa più interessante di tutto questo, stavo guardando tutto l'affresco, a un certo punto l'occhio cade sulla base dove ci sono questi, queste scritte qui. Al che mi sono detto, ma guarda te, la gente, i ragazzi che vengono qui a deturpare queste opere. Poi ci siamo messi a guardarle meglio e abbiamo notato appunto che sono state fatte nel 1700.
perché questa sala dei giganti un tempo era una sorta di caserma. E quindi... Oh mio Dio! Zini! Cioè, ha deturpato la camera dei giganti uno zini! Mi dissocio tutte queste azioni io. Bello, molto bello. Una merendella! Pit stop in appartamento. Io volevo mangiare. Ah, ma proprio così? Cioè, scale, appartamento? Così brutale? Ma quanti piani ha? Prima fermare dal letto, bagnetto, doccia, altra scala. E noi si sale. E altra camera dal letto. Non ero mai stato in un appartamento così, ma trova quante scale! Bellissimo, ci si può buttare direttamente sul letto da qua. Molto, molto caratteristico. Test del letto. Oh, bellissimo, molle. Che benessere. Ah, subito così, a casata. Certo. Esploriamo Mantova, va. Il piccolo centro storico. Oh, siete sporchi. Il piccolo centro di Mantova. Lui è un uomo distrutto in cerca di cibo. E il bello è che è tutto chiuso perché è lunedì. Anch'io in realtà sono un uomo distrutto in cerca di cibo. Me, questa chiesa qua. Ho visto la volta d'ingresso e subito mi sono ricordato dov'è che l'ho vista. Questa qui è la Basilica di Sant'Andrea, a.k.a. la chiesa che mi chiesero e che io non avevo tanto approfondito all'esame di storia dell'architettura 1. La chiesa che mi ha fatto abbassare il voto. Se non mi sbaglio, mi ricordo che questa volta è ispirata alla Basilica di Costantino a Roma. Poi per il resto non mi ricordo nient'altro. Invece di prendere 30 pesi 28 per colpa sua, perciò visitiamola. Là. Bella e bella. Guardate mio babbo in confronto al resto della chiesa. L'interno di questo ottagono è custodita la reliquia del sangue di Cristo, resa al soldato Longino e portata qui a Mantova. Spacco la Basilica di Sant'Andrea a Mantova. Scherzo epico finito male. Comunque molto bella Mantova, Mantova, cioè, è iniziato proprio subito col botto. Proprio prepotente, bello, mi piace. Però adesso bisogna assaggiare un po' di cibo, cavolo. Sembra un po' una mini Piazza Maggiore di Bologna. Là si intravede anche una torre. Una sottomarca degli Asinelli. La chiameremo la Torre dei Ciuchini. Cibo. Why not? Ma hanno anche la torta alle tagliatelle. Sì. Olè, Elvezia, tortelle rose e una mini sbrisolona. Kit quasi completo dei dolci mantovani. Torta Elvezia con dentro crema al burro, pasta di mandorle, gocce di cioccolato e zabaione. Burro bello potente. È buona, cavolo. Pasta di mandorle è bella pastosa. Soffice. La crema al burro è fresca. Grasso puro. Questo si scioglie in bocca. Una bontà. Ecco. Torte delle rose. Oh, si è incollato. Lo zucchero. È morbidissima. Buona pasta tipi. Grazie, grazie. Cioè, quello è strano. Sembra un po' un bondì. Non mi fa impazzire questo, sinceramente. Ha un sapore iniziale è abbastanza strano. Sa di stalla. Tipo capra. Non capisco. Porta circense. Facciamoci con questa sbrisolina, va. La regina di Mantova, ovviamente. Così burrosa, sbrisolosa, friabile, croccante, sbrisolona approvata. Aperitivo qui, aperitivo a Mantova è lambruschino e sbrisolona tocciata nel lambrusco. Touch, touch. Mantova. Buona da sola. Sì. Sono già ubriaco. Dolci, mangiatevi da soli, non insuppatevi nel vino. Degustazione di torte da Scaravelli Forneria fatta, direi che è andata piuttosto bene. E però continueremo anche nei prossimi giorni. Avrei voluto fare un food tour, mi sarebbe piaciuto fare un food tour qui a Mantova, però purtroppo non abbiamo tanti giorni, non abbiamo molto tempo per andare in varie tappe. E poi anche perché non ci sono tantissimi posti dove andare a mangiare qui a Mantova, quindi non so se sarebbe uscito effettivamente un food tour, però lo faremo a Modena. Anche se devo dire che porca vacca, Mantova veramente va bene. Cittadina, non me l'aspettavo minimamente, veramente molto molto
bella proprio, così medievale. Capito cos'è che rende Mantova così piacevole? Ha una bella gamma cromatica, come Venezia, tutta così colori chiari alternati col marroncino. Bello. Dopo la sbrisonona con l'ambrusco, il riso con l'ambrusco e il maiale. Sale di zucca da Zucker Brusk, che significa sale. Buon appetito a tutti. Sì, ragazzi. Vino, maiale, sono di cacciatore. Qui a Mantova ci sarebbe il riso alla pilota. Questo qui lo rinomino riso al cacciatore. Voglio assaggiare quelli però. Un suppali nel zucchino. Tortelli a zucca, tipici. Questi tipici. Buoni. Dolci. Oddio, ma c'è anche l'amaretto, c'è la mandorla. No, questi sono dolci. Dolci, dolci. Sono zuccherini. Li ho mangiato come piatto salato. Non ha senso. È tutto dolce, non c'è niente di salato. Bislacchi. Oh, cenettina mantovana. Poteva andare meglio. E adesso per concludere, ovviamente in dolcezza, gelatino. Bello di notte. Dai, Mantova è un botto Bologna. Queste case arancioni, gialle, gli mancano solamente i portici e poi... E qui su Piazza Broletto, l'unico locale aperto fra quelli che mi avete consigliato voi, è Gelateria La Loggetta. Domani speriamo di essere più fortunati. Grazie. Vediamo, vediamo un pochettino. Pistacchio e arachidi. La combo secondo me è definitiva. Pistacchio. Bello congelato, bello, bello solido, non mi aspettavo. Però buono, sa effettivamente di pistacchio. Le arachidi. Sapore un po' strano di arachide, non sa di arachide, è strano. Possiedita questo daily vlog e questa prima giornata nel nord Italia è giunta al termine. Ancora non sento di averla vissuta appieno questa città, questa Mantova. Però domani, finendo di assaggiare un po' i cibettini tipici, ci soddisferà, ci darà le sue soddisfazioni. Però per il momento vi dico che per questo daily vlog è tutto. E noi come al solito ci vediamo domani in un nuovo bellissimo daily vlog. Arrivederci.